È il più grande progetto di costruzione al mondo e anche uno dei più controversi. NEOM, quattro lettere che riflettono l'ambizione smodata di un paese, l'Arabia Saudita. Un'enorme regione nel nord-ovest del paese, dove dovrebbero sorgere città futuristiche. The Line, Oxagon, Trojena, Sindala e altre nuove località che vedremo in seguito. Ma tra immagini e realtà, a che punto è l'opera? È quello che scopriremo oggi. Negli ultimi mesi si sono susseguiti numerosi eventi a NEOM, da grandi annunci all'inizio della costruzione del sito. Tutto questo mentre i primi elementi di questa immensa regione del futuro dovrebbero essere consegnati quest'anno. Ma come per ogni progetto di costruzione, è meglio iniziare con una base solida. Torniamo quindi all'inizio della storia. Ideato dal principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman, NEOM è un progetto futuristico che mira a creare un'immensa megalopoli di nine milioni di persone in un'area compresa tra il Mar Rosso, la Giordania e il Golfo di Aqaba. Un'immensa distesa, equivalente per dimensioni a un intero paese come il Belgio, che vedrà gradualmente sorgere edifici di nuovo tipo fino al 2030. Una data simbolica che corrisponde a quella del piano generale del paese, Vision 2030. Questo programma mira a modernizzare il paese e a trovare un modello economico più sostenibile, in previsione della fine dell'affitto dell'industria petrolifera. E per raggiungere il suo obiettivo, il paese sembra pronto a investire denaro, visto che il costo iniziale dell'opera è stato annunciato in circa 700 miliardi di dollari. Questo investimento è finanziato principalmente dal fondo pubblico per GE Investimenti dell'Arabia Saudita, una cifra da capogiro destinata ad aumentare alla luce degli annunci degli ultimi mesi. Oltre a progetti già noti come il controverso The Line, su cui torneremo alla fine di questo video, nuove società si sono aggiunte a quelle già in costruzione. Una di queste è Leia, un sito turistico che ospiterà tre hotel di lusso. Il video promozionale mostra edifici futuristici situati vicino al Golfo di Aqaba, al centro di una magnifica valle. Un totale di 120 camere sarà suddiviso tra i tre edifici. L'Oasis Hotel è stato progettato da Mario Cucinella, l'Adventure Hotel da Chris Van Duin e il Wellness Hotel da Shaun Killa, tre architetti noti per le loro proposte architettoniche futuristiche. Shaun Killa, ad esempio, è noto per aver progettato il Museo del Futuro, uno degli edifici più simbolici di Dubai. I promotori promettono di preservare il 95% dell'ambiente naturale nell'ambito della promozione dell'ecoturismo sostenibile. È improbabile che questa buona volontà corrisponda alla realtà dell'opera che verrà. Mentre le immagini generate al computer mostrano edifici in perfetta armonia con l'ambiente naturale circostante, è difficile credere che la costruzione di tali edifici avverrà senza danneggiare il sito. Per il momento non è stata annunciata alcuna data di inizio dei lavori. Sono stati presentati altri quattro progetti, tutti sulle rive del Golfo di Aqaba. La maggior parte di essi sono nuove destinazioni turistiche che sembrano essere riservate ai più ricchi. Un chiaro tentativo di rafforzare l'offerta turistica di lusso di NEOM. In questo spirito è stata presentata una creazione ancora più futuristica. Epicon, un resort del futuro composto da due immense torri di vetro uscite da un film di fantascienza. Una misurerà 225 metri di altezza, l'altra 275. Leonard Milford, uno degli architetti di Epicon, nel video di presentazione FA un riferimento diretto al mondo della fantascienza. È difficile smentirlo, visto che il video mostra l'edificio apparire dal nulla nel bel mezzo del deserto. Le due torri, insieme alle residenze sulla spiaggia adiacente, ospiteranno un eliporto, un hotel e negozi di lusso, con i più alti standard di qualità. Questa promessa di lusso, relax ed evasione ecologica sembra non finire mai. Avete voglia di un resort balneare di alta gamma? Andate a Siranna e al suo porto turistico, accessibile solo in barca. Un altro resort affacciato sul mare è Norlana,
un nuovo complesso turistico che a prima vista sembra meno grandioso delle altre costruzioni, ma con la stessa promessa di comfort. Ultimo, ma non meno importante, Aquellum. Si tratta di una nuova fantasia che avrà luogo sul Golfo di Aqaba. Questo nuovo arrivato sarà costruito in verticale, all'interno di una montagna, in modo che giri gli edifici saranno visibili ai visitatori solo una volta entrati nel porto turistico che darà accesso a questa nuova destinazione turistica e abitativa di lusso. Con un focus più culturale, anche Utamo ha partecipato alla frenesia degli annunci delle ultime settimane sul versante saudita. Un teatro spettacolare, incastonato all'interno di una montagna. Questo teatro troglodita sarà accessibile in barca dopo aver attraversato un giardino appositamente progettato e superato l'unico cancello monumentale. I due architetti del progetto avevano immaginato un luogo unico per l'arte, con una capacità di 2.600 spettatori. Purtroppo, come gli altri edifici, anche questo progetto non ha ancora una data di consegna. Gli ultimi mesi al Neom sono stati come un grande concorso di architettura. In programma, progetti, uno più folle dell'altro, presentati con grande clamore e comunicazione sapientemente orchestrata. Sebbene facciano tutti parte di Neom e quindi di Vision 2030, è difficile credere che saranno tutti operativi entro quella data. Soprattutto perché gli occhi del paese e del mondo saranno puntati su un'altra parte dell'Arabia Saudita. Riyadh. La città è appena stata ufficialmente designata come sede dell'Esposizione Universale del 2030. Questo evento globale promette di attirare milioni di visitatori da tutto il mondo. È anche l'occasione ideale per l'Arabia Saudita di mostrare la sua visione del mondo, in particolare in termini di pianificazione urbana e architettura. Un esempio è l'annuncio del progetto di costruzione del Mukaab, un gigantesco cubo alto 400 metri, destinato a diventare il nuovo volto della capitale saudita, decisamente rivolto al futuro. Il completamento della costruzione è previsto entro il 2030. L'influenza di Neom sarà sicuramente al centro della strategia di comunicazione dell'Arabia Saudita nel 2030. Ma quali edifici saranno effettivamente operativi e quali resteranno utopie? Gli ultimi mesi sembrano averci dato le prime risposte, dato che alcuni edifici stanno prendendo forma in loco. La prima indicazione proviene dalle informazioni rilasciate lo scorso ottobre dai promotori del progetto. Oggi Neom rappresenterebbe quasi 3.000 dipendenti nel reparto servizi e 60.000 lavoratori in cantiere. Queste cifre sono difficili da verificare, poiché le informazioni sul progetto sono strettamente custodite dal governo saudita. L'unica certezza è che la vita sta iniziando a prendere forma sul terreno, nei pressi dei vari cantieri. Questo è particolarmente vero per Sindala, la lussuosa isola destinata al turismo. Secondo le immagini satellitari, alla periferia dell'isola sembra essere sorta una città temporanea. Il tempo è fondamentale, poiché l'apertura di questo complesso di hotel di lusso e di un porto turistico è prevista per il 2024. Dai vari video disponibili, non c'è dubbio che la costruzione sia ben avviata, con navi container che si alternano per portare i materiali necessari alla realizzazione del progetto. Sin da là era il progetto più modesto di Neom prima degli ultimi annunci. Sarà caratterizzato da un porto turistico da 86 posti barca, servizi di lusso e 3 hotel. Il gruppo alberghiero di lusso Marriott, che ha firmato un accordo di partnership con Neom, sembra fiducioso che il sito aprirà presto. Sul suo sito web, infatti, è possibile trovare numerose offerte di lavoro per l'apertura dei suoi hotel sul sito. Nelle immagini aeree, il prato verde del campo da golf al centro dell'isola si staglia in netto contrasto con la sabbia e il cemento circostanti. Una prova che le attività per i ricchi stanno iniziando a prendere forma. Tuttavia, il rapido ritmo di costruzione lascia adito a dubbi sulla promessa ecologica di Neom. Come per gli altri siti, Sindala viene venduta come un paradiso ecologico di natura incontaminata. Sull'isola, tuttavia, tutto sembra essere stato rimodellato. Più a est sono sorte altre due città operaie.
Le comunità Neom 1 e 2 sono state costruite in pochi mesi. Sul posto si trovano servizi pubblici, strutture sportive e persino uno Starbucks. Queste infrastrutture ospitano coloro la cui missione è portare a compimento il progetto di The Line. Questo folle progetto mira a costruire una città verticale di 9 milioni di abitanti, lunga oltre 160 chilometri. I titanici lavori di scavo sono ancora in corso e, a volo d'uccello, il tracciato della futura linea diventa sempre più chiaro. Lungo questo immenso percorso si stanno erigendo anche numerosi pilastri per sostenere il futuro edificio, che sarà alto quasi 500 metri. Anche le infrastrutture necessarie per la costruzione, come i tralicci per la trasmissione dell'elettricità, sono in fase di installazione. In cantiere, imprese internazionali lavorano per dare vita a quella che sembra ancora un'utopia. Ancor più che nel caso di Sindala, il costo ecologico di un simile progetto è una questione importante, sebbene G. Lady Architetti di The Line promettano campi di turbine eoliche e pannelli solari per rendere l'edificio a zero emissioni, la sua costruzione genererà una notevole attività inquinante per molti anni a venire. Nel frattempo, prosegue la costruzione di Oxagon, una città galleggiante destinata a diventare il porto e il cuore industriale di Neom. Secondo gli annunci ufficiali, l'apertura del primo terminal è prevista per il 2025. Sarà una delle porte d'accesso della regione al Mar Rosso, un'arteria vitale per il commercio internazionale. Un altro annuncio riguarda l'avvio, nel 2026, del più grande impianto di idrogeno del mondo, che sarà finanziato con un costo di 8 miliardi di dollari. Le prime turbine eoliche, che insieme ai pannelli solari forniranno l'energia necessaria al funzionamento dell'impianto, sono state consegnate alla fine del 2023. Oxagon comprenderà anche una sezione residenziale e turistica con un'enorme città su palafitte. Per il momento, i lavori di questa parte di Oxagon non sembrano essere ancora iniziati. Per concludere questa panoramica, facciamo un passo avanti verso la stazione invernale del futuro, Trojena. Come per le altre parti di Neom, il principale avanzamento riguarda i lavori di scavo. In questo caso è forse ancora più importante perché alcune delle montagne circostanti devono essere spianate prima di poter iniziare la costruzione. Secondo i dati cartografici, nessuno degli edifici mostrati nei video teaser ha ancora aperto il terreno. Ma il tempo è fondamentale. Trojena ospiterà i Giochi Asiatici Invernali nel 2029, un conto alla rovescia che non impedisce agli sviluppatori di moltiplicare gli annunci. L'ultimo esempio è la presentazione di un grattacielo alto 330 metri che sorgerà sul sito. Alto quanto la Torre Eiffel, sorgerà su una delle sponde dell'enorme lago artificiale che sarà il fulcro della stazione invernale. L'edificio, progettato dal famoso architetto Zaha Hadid, è assolutamente sontuoso. Ma come il resto del sito, resta da vedere se vedrà effettivamente la luce. Con questo concludiamo il video di oggi. Spero che vi sia piaciuto e, se vi è piaciuto, non dimenticate di iscrivervi al canale.